I social media ormai non sono più una palestra, un terreno di confronto per una nicchia di utenti più evoluti o più smanettona. Le aziende sono preoccupate quando ricevono commenti, anche se adesso piano piano si stanno abituando, ma basicamente fa paura non essere più nella posizione di dire, ma anche di dover ascoltare e eventualmente essere pubblicamente criticati. Quello che è ormai chiaro è che il pubblico dei soggetti che si sono trasformati da utenti a produttori di contenuti è incredibilmente aumentato, sino a quasi sovrapporsi a quello degli utenti. Nessuno di noi può ormai dirsi solo fruitore di contenuti, quasi tutti in contesti diversi e per ragioni diverse siamo diventati produttori. La logica del mondo social, del mondo della rete è profondamente diversa dal mondo della pubblicità tradizionale. Pubblicità tradizionale è una cosa che ti deve affascinare, sedurre, darti simpatia per essere ascoltata. E sulla rete le modalità sono diverse comunque, e quindi un po' della cultura della marca, del territorio ce la portiamo dietro, molte sono le cose che dobbiamo imparare. Ho cercato di spiegare la formula segreta della viralità, cioè come progettare un contenuto che sia in grado di attecchire in rete, per cui che possa ottenere molti tweet, like. E insomma è stato bello, una bella platea.